Sì, io penso alla... non brutta, bruttissima. Bruttissima ed è un peccato perché siamo caduti negli errori che comunque da quando ero arrivato ogni tanto facevamo. E non abbiamo capito che andavamo a giocare contro una squadra che comunque aveva determinate caratteristiche. Io dall'ultima partita che gli chiedevo questa cosa, di avere più attenzione, più concentrazione, più voglia di vincere. Perché? Perché arrivava una squadra che era ultima, una squadra che comunque aveva delle determinate caratteristiche e noi ci siamo adattati a loro. Ci siamo adattati a loro dai primi minuti. Dispiace perché per la gente che oggi ci è venuta a vedere. C'era un bell'ambiente e sicuramente noi dobbiamo capire che se vogliamo la gente, come diceva il presidente, al campo dobbiamo sicuramente dare qualcosa in più. Situazioni che comunque io gli avevo fatto vedere, delle situazioni che gli avevo detto di stare attenti e se rivedo il gol mi si fa il fegato amaro, molto amaro. La reazione al secondo tempo non c'è stata, ma proprio perché a volte facciamo fatica a capire che invece di litigare con l'arbitro, con l'avversario, dobbiamo giocare e non abbiamo giocato. Perché Schiattarella ha un problema al ginocchio che si porta dietro da un bel po' e oggi non ce la faceva, l'ho portato in panchina, e ha stretto i denti tanto, però oggi anche quando era lì in panchina mi ha detto: "Mister, se vuoi entro, però non potevo fare entrare un ragazzo zoppo che mi ha dato tanto". Io lo so che Pasquale è un giocatore importante per questa squadra, come lo è Caric, come lo è tutti quelli che in questo periodo in prota, tutti i giocatori che in questo periodo con le tante assenze mi hanno dato tanto. Il mio arrivare qui è stato, da quando sono arrivato, una gestione importante, ma gliel'ho detto anche a loro, non è minacciosa, che però a un certo punto poi dopo dobbiamo capire che chi va in campo deve dare di più, dobbiamo dare di più. Abbiamo un obbligo che è quello di rispettare la nostra società, abbiamo l'obbligo di rispettare i nostri tifosi e quindi prestazioni così noi non le possiamo fare. Io posso capire che sotto il punto tecnico, tattico, magari siamo inferiori, ma oggi quello che non mi è piaciuto è la convinzione di andare in campo, vincere i duelli, vincere la partita. E questo non mi piace. Adesso dobbiamo essere consapevoli uomini che o ci diamo una svegliata oppure si rischia perché siamo tutte lì e qualcuno deve retrocedere. Qualcuno deve retrocedere. E se noi pensiamo ai playoff, playoff. Eh sì, obbligatorio, hanno una settimana obbligatoria a disposizione, poi dopo andiamo a Roma. Ho deciso di portarli a Roma, ma non adesso, già era programmata, cerchiamo di fare un buon lavoro per poi ecco, ritornare che andiamo a fare un'altra bella trasferta tosta, tosta, con ultimo in classifica.